forse uno scarto così non tutti se lo aspettavano. Se non tutti, in realtà c'era intanto... buongiorno a tutti i nostri telespettatori, oggi una versione inedita del nostro telegiornale per commentare le elezioni di ieri. In realtà c'era anche chi si aspettava uno scarto maggiore, anche addirittura superiore ai 1000 voti. Così non è stato, la forbice si è mantenuta sui 600-700 voti, sia per quel che concerne i voti di lista tra Ricominciamo e Primavera di Fiumefreddo, sia per quel che concerne il distacco appunto nella corsa a sindaco. Facciamo un breve riepilogo: Sebastiano Lucifora dunque viene eletto sindaco con 2412 voti, pari al 45,05% delle preferenze. A seguire Marinella Fiume con 1752 voti, poi a seguire Roberto Rapisarda 710 e Giosuè Malaponti 480. Adesso andiamo a vedere i dati per quel che riguarda il consiglio comunale. Il sindaco vincitore Sebastiano Lucifora con la sua lista Ricominciamo porta in consiglio comunale 8 consiglieri. A sorpresa, la più votata in assoluto, la rivelazione di queste elezioni è Maria Azia, assessore designato, giovane imprenditrice, nonché vicepresidente del Papiro Volley. Maria, perdonami il gioco di parole, ci sta. Maria Azia fa razzia di voti, ben 411 preferenze. Il secondo più votato è Michele Spina, 372, fedelissimo di Sebastiano Lucifora. Gli altri eletti sono Salvatore Gagliardotto, Marinella Cascino, Palma Scaffidi, Mario Patti, Maria Concetta Destro e Giuseppe Pagano. Per quel che riguarda l'opposizione, oltre al sindaco secondo classificato Marinella Fiume, eletti in consiglio comunale anche Giuseppe Lucifora, Maria Taormina e Giovanni Spinella. Anche qui risultati a sorpresa, praticamente spazzato via l'intero gruppo, fatta eccezione per Giuseppe Lucifora, l'intero gruppo dirigente che ha sostenuto Marco Alosi negli ultimi 5 anni. Dovremmo avere in collegamento telefonico il sindaco eletto di Fiumefreddo di Sicilia. Benvenuto nel nostro TG nuovamente a Sebastiano Lucifora. Allora sindaco, in realtà tutto si brucia velocemente, non c'è neanche il tempo di commentare questo risultato elettorale che in realtà meriterà nelle prossime settimane un'analisi importante e attenta in città Fiumefreddo di Sicilia. Ma ci sono già le prime incombenze amministrative. Lei nell'intervista ieri a Caldo citava il problema dell'acqua a Feudo Grande, c'è il problema dei vincoli sul lungomare, ci sono tante situazioni da affrontare. Tra le priorità lei ha elencato anche la riorganizzazione della pianta organica, praticamente già la campagna elettorale è finita, e tante questioni amministrative incombono, su cui anche la questione finanziaria. Sindaco, le ripetiamo la domanda che le abbiamo fatto ieri, sono talmente tante le questioni sul tappeto, da dove si comincia? Sicuramente cominceremo dalla questione del lungomare. Già abbiamo avuto dei contatti e avremo a breve un incontro con l'assessore regionale ai beni culturali, con la sovrintendente, per cercare di chiarire questi aspetti che sono importanti, che bloccano il nostro territorio. Abbiamo già avuto contatto con uno studio legale, perché faremo opposizione sicuramente a quel modo di impostare, a quel disegno che porta il Comune di Fiumefreddo a non poter costruire più nulla sul nostro lungomare. Abbiamo già avuto un contatto perché il giorno 15 è stato il bando per le isole ecologiche. Abbiamo già avuto un contatto con l'assessorato competente e prepareremo sicuramente un progetto per una nuova isola ecologica moderna, con la quale conferire i rifiuti e avere tutti i vantaggi del caso, ottenendo un risparmio notevole. Stiamo verificando, mi pare che mi hanno detto che c'è giornalmente la scadenza del bando per rinnovare dei rifiuti. Noi intendiamo verificarlo e vedere se ci sono margini per risparmiare ancora, e se riterremo che ci sono questi margini, non esiteremo un attimo a revocare questo bando e a farne uno con le nostre indicazioni.
queste sono le prime cose che noi andremo a fare, e sicuramente porteranno via un bel po' di tempo, anche perché io ritengo che vada fatto immediatamente un consiglio comunale aperto sulla questione del lungomare. E a proposito del consiglio comunale aperto, sindaco, che praticamente subito dopo l'insediamento il neo presidente del consiglio andrà a convocare praticamente subito, lì sulla questione del lungomare si prevede un voto unanime, ovvero perlomeno lei ha già chiesto e chiederà un voto unanime al nuovo consiglio comunale, e potrebbe essere anche il momento forse della definitiva pacificazione che la città aspetta dopo anni di scontri politici molto duri, anche una campagna elettorale estremamente furente. Là, questo, il voto del consiglio comunale, il consiglio comunale sul lungomare, può essere il momento in cui questa tra virgolette guerra si andrà a chiudere? Ma io non so se si tratta di guerra, io non ritengo, si tratta di divergenze politiche che si sono avute nel tempo. Noi, il nostro obiettivo è quello di collaborare al massimo con tutti i consiglieri comunali, con le forze di maggioranza, di opposizione o minoranza che si voglia dire, perché il paese ha bisogno di collaborazione, il paese ha bisogno, come hai detto tu, di trovare un ambiente sereno dove poter affrontare in tranquillità tutti i problemi che sfidano il nostro paese. Non sono pochi, e soltanto con la concordia, con il senso di responsabilità di tutti si potranno risolvere. Noi chiederemo collaborazione a tutti. Ritengo che quello del lungomare è un problema serio che investe tutta la cittadinanza, quindi investe il Consiglio Comunale nella sua interezza, e sotto questo aspetto credo che tutti i consiglieri avranno un grande senso di responsabilità. Del resto, come hai detto tu, la gente si è espressa, la gente si è espressa facendo leggi, leggendo questi consiglieri comunali, e passando via sempre tra virgolette una classe politica che non aveva dato tanto al comune di Simopreddo, e sopravvissuto solo un consigliere comunale della passata legislatura, e questo dovrebbe far riflettere tutti, e per noi per primo, perché la gente ha bisogno di altro, la gente ha bisogno di impegno, ha bisogno di interesse nei confronti della collettività, e noi siamo per collaborare con tutti nell'interesse del paese, sia all'interno del consiglio comunale che al di fuori del consiglio comunale, perché tutto quello che sarà possibile fare per il bene di Simopreddo, noi siamo per, affinché ciò per farlo, e non abbiamo problemi di destra, di sinistra, dicendo noi siamo per il paese di Simopreddo, da chiunque, da qualsiasi parte possa venire questo aiuto, noi, da noi sarà ben accetto. Grazie Sebastiano Nucifora, ieri rieletto per la terza volta sindaco di Fiumefreddo di Sicilia. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno.